boccata d'ossigeno per la recanatese che ne aveva davvero bisogno come un viandante necessita di liquidi nel deserto. Chiaramente una rondine non può fare primavera e questo successo con il Notaresco deve essere semplicemente considerato come una sorta di messa in moto dopo la lunga striscia di sei sconfitte consecutive. I giallorossi, se non altro, hanno dimostrato di essere vivi, sbruffando, soffrendo, stringendo i denti, mettendoci il carattere soprattutto udito udite senza subire reti. Notizia visti i tempi quasi sensazionale. Giacomo Filippi, al triplice fischio, è volato verso la sua Sicilia dove la compagna è in dolce attesa di lieto evento dovrebbe avvenire domani. Microfono dunque al vice Fabio Levakovic. Sì, era importantissimo fare il risultato oggi, soprattutto non prendere gol. E non, non lo abbiamo preso. Siamo stati bravi. Abbiamo interpretato bene la gara. Abbiamo fatto una settimana bellissima eh, che ci ha ripagato di questo risultato. Primi 30 minuti con qualche sofferenza. Si vedeva ancora qualche residuo delle recenti sconfitte? Ma sai eh, quando. Di sei partite comunque ufficiali, compresa quella della Coppa Italia, non è facile, non è facile perché vivi un momento particolare. Mezz'ora mi sembra un po' esagerata, penso che i primi dieci minuti siano stati bravi loro a tenerci lì e noi magari nella fase di possesso abbiamo trovato un po' di difficoltà nelle uscite. Ripresa quasi impeccabile, no? avete rischiato zero sostanzialmente. Rischiato zero, la fase di non possesso ottima. Ultima fase di non possesso, bravi nelle ripartenze, eh, da dove poi in un recupero a palla è nato anche il gol di, eh, di Max D'Angelo, per cui sono stati bravissimi. I problemi restano. Li potete affrontare con tanta serenità in più i problemi di organico, mi riferisco, no, di questo non ne vogliamo neanche parlare. Di organico, adesso pensiamo a recuperare un giocatore importante come Max D'Angelo che oggi, comunque, ha fatto la sua parte nei 20 minuti. Recuperarlo al 100%, poi di queste cose non, 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 ne, non ne dobbiamo parlare né io né tantomeno tanto il mister. La cronaca Filippi getta nella mischia il 17enne Pepa a sbaffo con Mordini e Daniel Ferrante a spingere sulle fasce. L'inizio vede gli ospiti marcare un'evidente supremazia territoriale che non si concretizza per un soffio al quattordicesimo quando una ripartenza al fulmicotone vede Persano involarsi sulla destra, Traversone per il liberissimo Forcini che da pochi passi grazia letteralmente del bello. Pian piano i giallorossi si riorganizzano, limitando gli avversari e creando un paio di situazioni pericolose. Al 39 Sbaffo lancia la perfezione Mordini, un paio di dribbling dell'ex Solbi e Fermana che riesce a scoccare un tiro deviato in angolo dall'Oliva. Poco dopo il vantaggio, Pepa riesce a difendere un buon pallone, appoggia Sbaffo ed il capitano vede libero Daniel Ferrante sulla destra, che è lucido nel mantenere il possesso e battere il portiere da pochi passi nell'episodio che chiude la prima frazione. Riprese, i Teramani ci provano, ma al diciannovesimo sono i palloni di casa a farsi vivi con Sbaffo che, nonostante venga visibilmente strattonato, riesce a far arrivare il pallone a Pepa, ma l'oliva si salva sul suo palo. Il neoentrato Pellacani di Tigna lavora un buon pallone, assist per la testa di Ciutti che sfiora la traversa. Forze nuove in campo, e dal trentaduesimo arriva il raddoppio. Il capitano ospite Formiconi, pressato, perde palle, sbaffo è chirurgico, a servire un assist al bacio ad Angelo che insacca con facilità. Poi c'è solo il tempo al novantesimo per un palo di ferri e l'azione che si interrompe per un fuorigioco. La Recanatese respira, molti problemi di organico restano, ma possono essere affrontati almeno con un bel pizzico di serenità in più. Aspra invece la contestazione dei tifosi abruzzesi, l'analisi di Mister Evangelisti. Punteggio pesante per voi. Cosa ha fatto la differenza? Lei accennava agli errori che poi sono determinanti nel calcio punteggio pesante di quello visto dal campo, la veramente non c'è per niente quasi in il del primo tempo, soprattutto è stato 40 minuti, noi abbiamo tenuto la palla e abbiamo rischiato di fare gol Forcini con Arrigoni. Poi la ha qualità, eh, mi sorprendeva la classifica che aveva. Eh, gli faccio un bocca al lupo perché hanno qualità. Contestazione ingenerose alla fine, a suo avviso? La contestazione è giusta, i tifosi non, quando non si ottengono risultati. L'allenatore ci deve mettere la faccia e so, anche i giocatori, quindi ci prendiamo le, tra le parole, ma bisogna rialzarsi e fare quadrati.